vuoi dire qualcosa tu, Lucino? Io? No. Grazie di essere venuto. Pino. Grande Pino. Allora, buonasera a tutti. Mai, lui che deve dire. Ah, certo. Direi che la fotografia mi ha dato una grande possibilità, che è sicuramente quella di capire che probabilmente sono molto più importanti i maestri di vita che i maestri delle foto, perché non è, o meglio, molto spesso ci sono anche maestri di vita che sono anche grandi fotografi. E io da queste persone devo dire che ho sempre imparato tanto. Quindi, a proposito di maestri, proprio mi sento di spendere una parola, che molto spesso si può essere l'uno e l'altro, e quando questa cosa avviene direi che è una cosa bellissima. Ma maestri, diciamo persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare, ho lavorato con tanti fotografi importanti, però direi che due, ma anche tre. Uno con il quale non ho mai lavorato e che ho conosciuto e che secondo me è probabilmente in assoluto, penso, un punto di riferimento per tutti quelli che amano l'arte nel senso puro, che amano la poesia, che amano, come dire, la libertà di esprimersi e di poter raccontare qualcosa, e che si chiama Mario Giacomelli. Lui è stato veramente un punto di riferimento importante molte volte. Mentre altri fotografi con i quali ho lavorato, uno per esempio come Guy Le Guerrec, che considero mio grande maestro. Se c'è un fotografo che ha un senso di umanità profondo che è difficile trovare, sicuramente uno fra questi è Guy Le Guerrec. Tornando al mio lavoro, quello che io posso dire è che la musica mi ha dato la possibilità di poter incontrare il mondo e poi soprattutto di non guardare la parte esteriore delle cose, che ho in qualche modo collegato molto spesso al palcoscenico, perché a un fotografo viene fondamentalmente detto, quando lavora nella musica, di fare una foto al musicista o comunque a qualcosa che succede sul palco. Ecco, io ho sempre pensato che sul palco, oltre a succedere quello che vedevo e quello che accadeva, comunque accadeva qualcosa di più, perché per molti musicisti il palcoscenico in realtà è il palcoscenico della vita, cioè loro sono delle persone lì, cioè quella è in realtà la loro casa, più nel jazz che nel rock, dove nel rock il palcoscenico è molto spesso una cosa diversa, una cosa enorme, grande, per cui sarà anche una casa, però è un contesto molto molto diverso. Molto spesso in ambito jazz il concerto, il palco si trova all'interno di strutture, situazioni diverse, e queste strutture che non sono enormi, però il musicista ha una possibilità maggiore di poter essere a contatto con la musica, con le note, con qualcosa che gli appartiene fino in fondo, perché in realtà il musicista molto spesso è collegato a 360 gradi con la musica. Quando ho iniziato a lavorare soprattutto in ambito musicale, ho cercato di impostare il mio lavoro anche dal punto di vista dell'indagine, e questa cosa devo dire che averla alimentata piano piano e col tempo mi ha dato anche modo di scoprire molti lati, come dire, diversi di quello che può essere un palcoscenico. Col tempo, per esempio, è chiaro che a me piacciono moltissimo le ombre, e quindi qua si ritorna a parte in grandi fotografi, ma l'ombra come prolungamento di qualcosa, come qualcosa che noi non possiamo afferrare, ma che in realtà al tempo stesso afferriamo, perché uno con la propria fantasia dentro un'ombra può mettere molte storie, se vuole. O comunque dentro un'ombra ci sta anche un prolungamento di qualsiasi tipo di personalità, che molto spesso non riusciamo a incontrare o a descrivere, ma che attraverso l'ombra in qualche modo riusciamo a catturare. Per esempio, questa è una foto fatta a Rocella Ionica tanti anni fa. Fra l'altro questa foto mi ha anche portato molta fortuna, perché mi ha fatto diventare fotografo di Heineken in Italia per la musica, lavoro che ho fatto per tanti anni.
e per Heineken ho seguito tutte le edizioni dell'Heineken Jamming Festival come fotografo ufficiale, quindi dal rock al jazz, insomma, si passava anche situazioni che erano molto diverse. Avevo conosciuto questo direttore in un concerto e mostrai questa foto e disse: ah, funziona. In realtà in questa foto vedete che c'è un semplice momento catturato del musicista, ma c'è poi una cosa singolare in alto sulla destra, vedete, c'è quel buco lì. In realtà questa foto fu fatta dentro una chiesa parrocchiale a Rocella Ionica in Calabria, e si fece il concerto all'interno della chiesa perché pioveva, e quindi piovendo è stata causa di forza maggiore andare in un luogo coperto. Solo che mi hanno raccontato durante il concerto, insomma, che quel buco lì in realtà era una scarica di un fucile a pallettoni fra delle persone che qualche mese prima avevano cercato di regolarsi senza badare, voglio dire, dove sparavano e come, le loro questioni così. Per cui è stato molto divertente raccontare questa cosa, per esempio, ad Heineken, e avere semplicemente introdotto, oltre all'ombra, oltre al momento, questo elemento circostanziato che arricchiva il racconto, ha funzionato. Quindi trovare e ragionare sulle foto anche da un punto di vista di raccontare una storia, e quindi per me le mie foto molto molto spesso sono anche autoconclusive. Il ritratto è una parte fondamentale, eh? Il ritratto è una parte fondamentale, ma per chi per esempio lavora nel campo della musica, quello che è assolutamente particolare è che a noi viene concesso un tempo davvero limitato. Quindi molto spesso, e soprattutto con le donne, abbiamo dai 3 ai 5 minuti prima che loro salgono sul palco, perché a loro bisogna fare le foto quando sono truccate, quando sono in ordine, quando sono vestite. È difficilissimo che si possano fare delle foto che servono poi dopo per fare campagne o altro prima. Quindi quando di Bridgewater è arrivata, qui siamo a Bergamo, e si è messa, mancavano 2-3 minuti per iniziare il concerto, ed è arrivata un po' tutta di fretta e si è messa lì così, insomma, io non sono stato in grado di fare una foto subito, immediata. Lei ha capito questo disagio e mi ha davvero dato una mano, perché vedete, ha assunto una posa molto molto intrigante e singolare. Io sono riuscito a scattare con la mia Leica e il gioco è fatto. Vedete che quindi quando si riesce anche a stabilire con il soggetto una certa complicità, si ha la possibilità di poter poi dopo incrementare con storie nelle storie. Anche qua vedete, questo è, come dire, è un'icona assoluta della musica jazz, e quindi molto spesso poter fotografare questi musicisti è un'impresa, perché non è facile avere il permesso, cioè, bisogna saltare tutti dei passaggi burocratici, e anche pur essendo accreditati come fotografi non è semplicissimo. In più comunque lui era uno che si faceva fotografare solo ed esclusivamente con gli occhiali da sole, perché comunque lui li porta sempre. Quindi noi eravamo in questa seduta, di solito ci mettono 5-6 fotografi tutti insieme, ci danno 3 minuti per uno, questa è stata fatta al mattino, e quando è stato il mio turno io mi sono permesso di chiedere se poteva togliersi gli occhiali, che mi hanno guardato male, ma lui è stato gentilissimo e l'ho messo vicino a una finestra, e vedete che sempre con questa magia della luce, dell'intensità del loro sguardo, si riescono ad avere risultati che sono molto interessanti. Qui per esempio siamo in un'altra situazione, eh? Vedete come cambia l'argomento, cambia il tema, però per quanto mi riguarda c'è sempre una voglia di poter incontrare una storia all'interno di altre storie. Quindi nelle mie fotografie c'è sempre questo tentativo di non fermarsi a qualcosa che mi colpisce, ma se qualcosa mi colpisce cerco anche di guardare sia una parte, possiamo dire, che sta dentro, e una parte che sta fuori. Quindi in una foto come questa, un semplice cartellone pubblicitario, quindi di Jazz Me, però ci porta molto lontano, vedete quelle due semplici figure che stanno sullo sfondo,
realtà ci mettono in viaggio con qualsiasi cosa, noi possiamo identificare o comunque volere. È un modo, vedete, se noi le ridisponiamo queste figure, credo che molto difficilmente ognuna di loro potrebbe occupare uno spazio così preciso. Invece sembra che ogni tanto, per una magia strana, le persone si mettano in posa per il fotografo. Credo che capiti a molti fotografi. Però questa cosa è molto bella perché nasce all'improvviso. Anche questo è tutto un lavoro, per esempio, che ho fatto per il Torino Jazz Festival, ed era un lavoro dove fondamentalmente si doveva lavorare sia sull'architettura che sulla musica. Qui siamo all'interno di uno dei capisaldi comunque commerciali delle architetture torinesi, che è la sede dell'Istituto San Paolo, dove hanno fatto un grattacielo importante e che è anche un auditorium. Vedete però che quando qualcuno ci chiede in che modo possiamo dare una interpretazione nel raccontare lo spazio, la musica e il musicista, ecco, io mi sono soffermato fondamentalmente, vedete, su quelle ombre, su quelle figure che sono dietro, che comunque sono una parte apparentemente poco significativa nello spazio, ma che se voi le osservate bene sono presenze e che hanno una relazione proprio simmetrica anche nell'occupazione dello spazio e che dialogano sia con la luce a sinistra che con il musicista che c'è in primo piano. Questo invece è un... Ecco, questa è una delle foto che vedrete in mostra ed è uno studio che negli ultimi anni ho fatto anche sul pianoforte. Qui è davvero importante trovare una formula all'interno di situazioni che ormai sono consuete, perché comunque quando noi fotografiamo un musicista, insomma, direi che sono stati così tanti questi tentativi, abbiamo visto così tante foto, che portare a casa qualcosa di particolare e significativo va. Sembra un'impresa, per cui mi cimento in qualcosa che qualche volta sembra impossibile. Eppure una foto come questa, che è stata fatta un anno e mezzo fa, dopo tanti anni che continuo a fare foto, comunque una foto che mi piace molto, è una foto che ha comunque una sua sospensione. Noi per esempio anche qua non vediamo assolutamente chi suona, no? Lo immaginiamo, però quelle sue mani sospese, a fuoco da una parte, meno a fuoco dall'altra, il gioco sulla tastiera del pianoforte, queste luci anche molto forti, vedete, proprio a livello delle luci e anche compositivo, è una foto molto interessante. Ma io devo dire che alterno comunque colore bianco e nero, secondo me le belle foto sono sia colori che in bianco e nero. Il bianco e nero, per quanto mi riguarda, credo che ha una capacità maggiore di essere astratto. Allora, noi dobbiamo pensare una cosa assolutamente fondamentale: qualsiasi foto in bianco e nero che noi vediamo in realtà è una foto che non esiste. Quindi, cioè, questo è già serafico. Noi pensiamo che stiamo guardando qualcosa che esiste, ma in realtà quella foto non esiste. È frutto di un'alchimia, no? Che qualcuno ci propone, come nei film, quando ci sono gli effetti speciali, voglio dire, ma... però quella cosa che non esiste, per fortuna, riesce a incrementare la nostra fantasia, la nostra capacità di attenzione, credo in un modo migliore, che è quello di poter osservare una foto a colori. Vedete, qui siamo c'è anche scritto Venezia Jazz Festival, però vedete come è suggestiva questa cosa, come il paesaggio e la musica si incontrano, si scambiano, ma soprattutto come c'è sempre questa azione che diventa il cavallo di battaglia del fotografo. Vedete che comunque questo cogliere l'attimo è sempre un elemento portante che ci accompagna. Ecco, questa è un'altra delle foto, così come anche quella di prima, di Veneto Jazz, che vedrete in mostra. Questa è una foto che amo molto. Questa è una foto che mi piace tanto, perché vedete, anche qui c'è un movimento pazzesco. Ad esempio, questa è una foto ricercata, quindi è ricercata col tempo di esposizione, con la luce, quindi non è che nasce, che il movimento delle varie persone, vedete, è diverso proprio perché il fotografo ha cercato di aspettare questo momento, e quindi
la diversità di movimento poi porta anche a realizzare una scena che nel suo insieme davvero ha una efficacia molto interessante. Ora che sono io che ringrazio voi, che ringrazio Giordano, Liuci, spero che sia stato un incontro carino, interessante, e alla prossima. Grazie.